questa forma di espansione è una visione mentale essenziale che io in questo momento che ho effettuato, estensione della spalla, preparazione della scapola, preparazione dei dorsali, spinta e trazione, trasferimento, mantenimento, mira, ora mi si forma nella mente un'espansione che mi permette di non perdere tensione. L'espansione deve essere virtuale, assolutamente virtuale, non ci deve essere né spinta né trazione. Una volta raggiunto l'ancoraggio non ci deve essere più né spinta né trazione, sono già effettuato il trasferimento, sono in mantenimento. Mantenimento cosa vuol dire? Lo dice la parola, vuol dire fermi, ma sarei rovinato se fermi, ma nella mia mente mi si deve formare un pensiero di espansione, e possiamo poi discutere su quale pensiero mettere per quanto riguarda l'espansione. Sono in questa posizione, mi si forma nella mente un'espansione, sono in mantenimento e quindi il trasferimento è già effettuato, la spalla è già estesa e la freccia parte. Un attimo prima del rilascio, subito dopo che mi è venuta questa visione dell'espansione, un attimo prima del rilascio mi si deve formare nella mente il perfetto full throttle. Vi dovete, questo è già un passo successivo di livello un pochino più elevato, però un attimo dopo l'idea dell'espansione, l'ho confuso troppo. Vediamo poi stasera quando fanno il test, se saranno calcolati. Non è chiaro, poi ho detto l'espansione proprio. Certo che non è serio, ma vediamo poi come l'ho organizzata io. Quindi un attimo, oltre all'espansione, allora rifacciamo di nuovo tutto. Pretrazione, estensione della spalla, preparazione dei muscoli dorsali. Ok? Parto mantenendo in estensione la spalla durante la trazione e attivazione del muscolo dorsale, quindi spinta e trazione. Raggiunto l'ancoraggio, la punta è tornata più o meno nel centro, trasferisco, cioè aumento il dorsale mantenendo la punta nelle vicinanze del giallo, ma preoccupandomi solo di guardare il giallo. A questo punto mi si forma nella mente un'espansione virtuale, ma non un'espansione fisica, un'espansione virtuale, e la freccia parte. Un attimo prima che la freccia parte io so già come agarrare il follow through. Tante cose così in così poco tempo consciamente è impossibile farle, sappiatelo. Allora si allenano a utilizzare quasi tutto nel subconscio. Come? Esattamente come avete imparato a guidare l'automobile, non c'è nessuna difficoltà supplementare. Come la guidate l'automobile? Guardando i pedali? Cercando di capire dove mettere la marcia? Così qualche volta. Ma avviene tutto automaticamente, dopo un po'. Ma ci avete messo un po'. La stessa cosa è questa. Sembra complicatissimo, ma una volta raggiunto questo circolo virtuoso, tutto avviene in modo sistematico, soprattutto a livello subconscio. E vi ho stuzzicato adesso. Il senso del follow through, perché finora quello che è stato detto, il follow through che doveva essere un esame dopo, quando è partita la freccia, un esame di quello che ho fatto. Appena partita la freccia, finora è sempre stato detto. Sì, ma allora, dimenticate quello che vi è stato detto e quello che sapete. Allora, seguite. Prima vi ha detto una cosa molto importante. Ha detto una cosa molto importante. Della mia vita arcieristica, ahimè, ho sentito talmente tante cavolate, ma veramente tante cavolate, che una volta che è nato Facebook ho capito perché. Cioè, tutti parlano come se fossero al bar,
ma senza avere una cognizione di causa. Una cognizione di causa. Cioè, una volta che una cosa è stata sentita dire, ahimè, si forma una regola. È la stessa cosa quando ho detto Smart Eyes, ma perché hai fatto l'impugnatura così? Non va bene però. L'ha fatta Holt? Holt l'ha fatta! Senza preoccuparti di capire perché Holt l'aveva fatta. Okay. E tutto nasce così, no? Poi le cose si radicalizzano e siamo un po' rovinati. Allora, però, torniamo alle basi. Perché esiste il follow through? Allora, esiste il follow through esattamente come correre i 100 metri. Se io corro i 100 metri e decido che una volta che raggiungi i 100 metri ho finito la gara, ragazzi, sono rovinato. Perché se io quando arrivo a 80 il mio pensiero è che a 100 ho finito, sono rovinato. Io devo tagliare il traguardo al massimo della velocità, ma psicofisica, non solo fisica, psicofisica. Ecco perché esiste il follow through. Quello dei 100 metri è il follow through. Io devo finire a 150, 200 metri dopo, perché il traguardo lo devo tagliare al massimo. Allora, il follow through perché è stato inventato? È stato inventato seguire attraverso, dice la parola stessa, perché l'azione non deve finire, l'azione deve essere continua, l'azione deve finire 2 secondi dopo l'impatto della freccia ancora in mira. Ecco, questo è il follow through, ha senso, perché molto spesso si sente dire dei grandi allenatori: vedendo il follow through capisco tutto di me. Così, no? Te l'hanno spiegato. Effettivamente, più o meno sì, perché se la mano si stacca dal viso, ma questo lo sapete, vuol dire che non eravate in equilibrio dinamico, no? Se la mano scorre sul viso, un minimo di equilibrio dinamico c'era, a meno che non eravate su due linee parallele. Allora sì, c'è sempre quello, ma ci sarà sempre torsione. Posso... Certo. Dopo il follow through, c'è la gente che parla gente. Rilassamento dopo il follow through. Analisi e rilassamento. Perché quello dopo è la parte più che stacca dal discorso. Certo, ma non lo fa nessuno. No, non esiste. Non è un altro discorso. Non esiste, cioè sappiamo che c'è. E prima, è come i cartelli stradali, sappiamo che ci sono. Dopo, prima, chissà perché hanno messo quel cartello a 50 volte. Prima il muscolo, no, il rilassamento e poi mentale, proprio per staccare e dire hai sì, no certo, ognuno poi si deve, ma quello sta a voi ragazzi insegnare a fare queste cose, a insistere che hanno fatto. È molto importante che una volta tirata la freccia, cosa hai percepito, cosa è successo, come hai sentito, perché normalmente ragazzi, prima di tutto i vostri allievi sono fini mentitori, perché non vogliono contraddirmi, questo sta a voi essere autorevoli su questo. Seconda cosa, è molto difficile entrargli nella testa. Voi il feedback che avete dagli allievi, da quello che vedete di fuori, e quello che vedete di fuori è l'1%, perché tutto il tiro si forma nel nostro cervello. Voi dovete entrare nella testa dei vostri allievi, cercare di capire cosa stanno facendo, perché sennò andranno sulla linea di tiro nella confusione più totale, senza avere un binario, un metodo di quello che devono fare, ma soprattutto di autocorreggersi, e questo a me raramente avviene, l'autocorrezione, che è la cosa più importante, perché ogni allenatore deve avere il dono della delega, eh? Non potete dire che poi venga fatto, deve avere il dono della delega, deve delegare al proprio atleta l'autocorrezione. Ma è giusto che lo sappia, e poi col tempo impari a sentire. Certo, cos'è che non certo, va? Certo che sì. E poi per piacere non andate sulla linea di tiro in gara. Io lo dico a tutti, non avverrà, ovviamente come non avviene, perché ognuno vuole avere il suo posto in prima fila, però state lì seduti e prendete nota. Cioè in gara ci c'è l'autocorrezione, se no questo benedetto atleta non crescerà mai. Non è una buona idea mettersi specialmente nell'arco nudo, se non si sa esattamente e non si è concordato prima con l'atleta cosa si andrà a fare sulla linea di tiro. Se si è concordato prima, sì, ma se no, dietro così, sì, l'abbraccio, no, è l'apocalisse, perché non ci sarà mai autocorrezione, non ci sarà mai la possibilità di evolvere per il vostro atleta o per voi. Grazie. E poi tutti, ovviamente, no. Il binocolo. Cioè il binocolo, voi non lo dovete proprio avere. Io
se proprio volete utilizzare il binocolo, lo utilizzate quando ha finito di tirare tutte e tre le frecce. O dopo che, se è all'aperto, dopo che ha tirato una freccia e avete concordato prima, vuoi che ti dica dove vanno i punti, ma solo quello gli dovete dire. Perché se no non ci sarà evoluzione. Vi ho sconvolto su questo punto? Sì, ma non lo farete, non lo farete. Lo so. Io non lo uso neanche per me. Non lo farete. Non lo farete.